Ciao a tutti da Vittorio. Se dicevo ieri che la Juve dal punto di vista sportivo non rischiava niente fino a questo punto, le cose sono cambiate e sono cambiate in modo radicale. Sono cambiate perché alla Procura Federale Sportiva sono finalmente arrivati i documenti dell'indagine penale a carico della Juventus. Documenti che la procura sportiva non aveva e che quindi cambiano tutto perché adesso, insieme al procedimento penale, si potrebbe aprire anche quello sportivo a carico della Juventus. Ed è forse per questo che il CDA della Juve si è dimesso in massa un paio di giorni fa, perché probabilmente avevano saputo di questa notizia e nel tentativo estremo di salvare la Juventus si sono dimessi in massa della serie. È tutta responsabilità nostra, la parte sportiva non sapeva niente. E la cosa interessante è che è uscito proprio oggi che anche lo stesso Max Allegri si era dimesso dopo aver saputo delle dimissioni di Andrea Agnelli. Dopo un lungo colloquio telefonico, Allegri ha ritirato le proprie dimissioni e non è un caso che le parole di Elkan Ieri elogiassero Allegri e dicessero che Allegri era il punto di riferimento dell'area sportiva della Juventus ed era il punto fermo della Juve, della serie tu resti perché altrimenti qua non c'è più nessuno e quindi Allegri è rimasto al suo posto e continuerà ad essere l'allenatore della Juventus, anzi. Adesso mi viene da dire con poteri ancora più importanti rispetto a prima, perché se prima era l'uomo di Agnelli, adesso praticamente non c'è più nessuno sopra Max Allegri e quindi l'allenatore diventa un po' un ruolo, un mix fra direttore sportivo e allenatore. Ma torniamo al processo sportivo, perché le carte di Torino sono arrivate alla FIGC e adesso la federazione potrebbe aprire un procedimento contro la Juventus. All'interno di queste carte, secondo ovviamente l'accusa, ci sono delle documentazioni shock, ci sono le conferme di come la Juve abbia pagato in nero i calciatori, c'è quella famosa carta privata di Cristiano Ronaldo, pagamento in nero di Cristiano Ronaldo, e ci sarebbero poi i documenti che confermerebbero come la Juventus in realtà degli stipendi non avrebbe pagato le tasse. Insomma, ci sono tanti, tanti documenti che inguaierebbero la Juventus, metterebbero la Juventus in una situazione molto, molto pericolosa. E la domanda che mi fate tutti è: quindi cosa rischia la Juventus? È ancora presto per dire cosa rischia la Juve, perché bisogna dimostrare se i documenti in possesso dell'accusa sono reali, sono veri e confermano le accuse mosse al CDA della Juventus. Ovvio che se questi documenti fossero confermati, beh, la Juve rischia grossissimo. Si parte dalla multa, si arriva ai punti di penalizzazione fino alla retrocessione. E questo è un contesto che può succedere, perché se questi documenti venissero confermati, beh, la Juve avrebbe imbrogliato non per un anno, ma per tanti anni dal Covid in poi e avrebbe falsificato bilanci per anni e quindi veramente si sarebbe comportata in modo molto scorretto e la FIGC non potrebbe chiudere un occhio, ma dovrebbe punire severamente la Juventus. Però ripeto, è ancora molto presto per dire cosa rischia la Juventus. Bisogna vedere anche come la procura sportiva deciderà di proseguire, se aspetterà l'esito del processo penale o se i due lavoreranno in simultanea e ci sarà da una parte il processo penale e dall'altro il processo sportivo. Sicuramente la soluzione non arriverà a breve, ci vorrà tempo. Vedremo anche quale sarà la linea difensiva della Juventus, però sicuramente la situazione in casa Juve si è decisamente complicata dopo che la Procura di Torino ha fornito documenti anche alla Procura sportiva. Saremo a vedere, ripeto, è molto presto, però sicuramente la situazione in casa Juve si complica sempre di più.